un gioco di parole, quale sarà l'idea balzana, visto che non c'è Balzano? L'idea è, ripeto, è devo scegliere se mettere un giocatore lì, anche se non è la sua posizione ideale, o cambiare qualcosa. Cioè potresti cambiare anche modulo, tornare al centrocampo a tre? Potrebbe anche essere una soluzione, anche se quello, ripeto, non, in questo momento non la vedo la soluzione migliore. Potrei anche abbassare Zappa, ma allo stesso tempo non voglio perdere Zappa di là. È un po' un gioco strano, ma devo capire. Siccome ci sono due partite in una, molto probabilmente inizierò in un modo e finirò in un altro. Nell'ultimo match, una squadra equilibrata, una squadra ordinata, che era un po' quello che preoccupava del Pescara, per così dire, pre-Covid. Ovviamente dobbiamo sempre mettere davanti tutto quello che erano le condizioni, magari sia la condizione fisica del pre-Covid, sia la condizione strutturale e soprattutto di giocatori che non c'erano. Sì, però io mi riferivo alla distanza tra i reparti, cioè la squadra è sembrata molto più compatta nell'ultima uscita. Beh sì, io all'inizio noi magari tendavamo ad andare un pochettino più alti, no? Ecco, infatti. In alcuni momenti ci è andata bene, in altri no, perché la squadra si sfilacciava un pochettino. Forse noi avevamo dei giocatori che erano più abituati a non dare profondità e quindi a spaccare la squadra. Non stai pensando a Masciangelo come sostituto di Balzano, andando per esclusione, no? L'ho pensato, però la vedo anche una situazione un po' limitante e non potenziante. Forse è meglio passare Zappa in quel caso là e mettere lui lì e cercare di mettere un altro davanti. Potrebbe essere Clemenza, che comunque ha caratteristiche di giocatore che può venire anche, no? È come se tu giocassi con 4-3-3. Io mi aspetto un Pisa sicuramente diverso, che ti concederà molto meno rispetto alla Juve Stabia, anche per caratteristiche, per sistema, per come interpretano la gara. È una squadra molto più di categoria da quello che ho visto, una squadra che sta lì, quindi se diamo ritmo, se facciamo quello che sappiamo fare e quando non abbiamo palla riusciamo a essere belli compatti, sarà anche difficile per il Pisa come lo è stato per la Juve Stabia. Senti, il Pisa è una squadra fisica, organizzata, già ne hai parlato, io tra l'altro ho visto anche la partita di Salerno, avrebbe potuto vincerla senza problemi, soprattutto nel secondo tempo. È una squadra che gioca anche sulle seconde palle, temibile nel gioco aereo, che spinge tantissimo sulle fasce. Da una parte Birindelli, dall'altra soprattutto Lisi, anzi si profila un gran duello tra Zappa e Lisi. Vincerà la partita chi vince più duelli, hai detto bene. Quindi Zappa lì sì, ce lo vedo anche io, sarà un bel duello sulla corsa, hanno molta corsa, lì sì, anche uno che gli piace venire dentro e cercare il tiro. Secondo me noi siamo una mina vagante, se riusciamo a fare subito questi punti che ci servono per metterci a posto, io credo che noi potremmo venire fuori con l'entusiasmo. Io faccio fatica a pareggiare. Anche in primavera mi è successa la stessa cosa, quindi o vinco o perdo, però il pareggio non lo dobbiamo mai prendere come una cosa negativa. Da titolo, i pareggi non mi piacciono ma ora servono? No, assolutamente, no. Non lo direi mai, non lo direi mai, no, non firmerei mai per il pareggio, assolutamente, io lo dico sempre, io voglio vincere.